Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che vi approcciate al mio canale. Io sono Rachele e oggi parliamo di un libro che mi è piaciuto tantissimo. Sto parlando di Manhattan Transfer di John Dos Passos. Se mi seguite da un po' saprete già che questo è il libro che stiamo leggendo per il mese di settembre e ottobre per il mio gruppo di lettura e di Gaia. Io l'ho già finito di leggere, quindi ve ne parlo senza spoiler, anche perché non ci sono particolari spoiler in questo libro perché è un libro particolare. Non è una storia lineare, ma è un romanzo corale fatto di tantissimi personaggi. Manhattan Transfer viene pubblicato nel 1925 in America, mentre viene pubblicato in Italia nel 1932 da Corbaccio con il titolo Nuova York. Nonostante sia un romanzo corale, quindi fatto da tantissime voci, da tantissimi personaggi e da tantissime storie, c'è in realtà un protagonista principale e sarebbe la città di Manhattan, la città di New York. È infatti un romanzo incentrato sullo sviluppo della vita urbana della metropoli tra l'età dell'oro e l'età del jazz, e vengono sovrapposte storie individuali che non sono completamente lineari, cioè vengono raccontate attraverso salti temporali. Si può definire una sorta di critica al consumismo, una critica alla poca sensibilità sociale, all'indifferenza dell'uomo nei confronti degli altri uomini. In questo romanzo c'è tantissima politica, oltre ad esserci la letteratura, perché infatti per John Dos Passos letteratura e politica sono strettamente collegati tra loro. Il che lo rende il romanzo più anti-borghese che sia mai stato scritto. L'arco di tempo che racchiude tutta la narrazione non è dichiarato, però insomma si può intuire da varie cose, da vari elementi, vari eventi, attraverso titoli di giornale, attraverso canzoni in voga, attraverso il proibizionismo ad esempio. Quindi noi riusciamo a capire che l'arco temporale va dal 1898 al 1924-25, che poi è l'anno in cui il libro è stato pubblicato. E in queste pagine divise in tre parti il narratore fa scorrere davanti agli occhi del lettore la vita di tantissimi personaggi occupati a vivere la vita americana contemporanea. E la narrazione temporale comincia con la nascita di Ellie, o Ellen, o Elaine, sono i tre modi in cui questo personaggio viene chiamato, che è uno dei personaggi più approfonditi, tra virgolette, rispetto agli altri, perché seguiamo i mutamenti di questo personaggio, cioè dalla sua nascita fino all'età adulta. Oltre a lei ce n'è un altro personaggio, e adesso ci arriviamo, ma Elaine è proprio un personaggio particolarissimo che a me ha ricordato un personaggio di un altro libro. Ma adesso ci arrivo. Elaine prima è una bambina di 7 anni, poi è una moglie insoddisfatta, poi è un'attrice, poi è un'amante e infine diventa un'amica e moglie di un altro personaggio chiamato Jimmy Earth. Anche Jimmy Earth è più approfondito rispetto agli altri, perché anche questo personaggio lo conosciamo fin dall'infanzia ed è un personaggio particolare perché ha tratti biografici, quindi somiglia molto in alcune cose all'autore, proprio per il ruolo che gli viene assegnato di coscienza vigile e anche un po' incerta sugli avvenimenti. Le storie di questi personaggi vengono raccontate attraverso dei segmenti, cioè sono pezzetti di storie che si interrompono, poi riprendono, proprio come se fosse una pellicola cinematografica. Questo, insomma, c'è scritto anche nella prefazione del libro che
questo fatto particolare potrebbe essere collegato al fatto che l'autore strinse amicizia con il famoso cinematografo Eisenstein e con tantissimi altri artisti che in quel periodo storico avevano caratteristiche particolari per raccontare le loro storie attraverso i libri, attraverso i film. I personaggi sono anche tutti diversi, cioè nel senso sono sindacalisti, avvocati, sarte, attrici, donne di strada, immigrati, vagabondi, contrabbandieri di alcol, cioè sono veramente tantissime, soprattutto sono tutti estremamente diversi tra di loro. Ciò che però accomuna tutti questi personaggi è che sono in cerca di opportunità, sono in cerca di fortuna, però in un qualche modo vengono traditi da questo sogno, il sogno americano. Infatti il romanzo si svolge tra la fine dell'Ottocento, che è l'epoca dei grandi flussi migratori verso l'America. La gente si spostava perché pensava che l'America fosse la nazione delle grandi opportunità, andavi in America per diventare ricco, insomma. Il problema è che tutta questa febbrilità, tutta questa vita frenetica rende ogni personaggio un individuo alienato. Molti personaggi si sentono attratti e allo stesso modo respinti da questa città e molto spesso vogliono andare via, cercare un'altra opportunità altrove, ma non riescono a distaccarsi, hanno come una sorta di dipendenza dalla città. In sostanza questo libro, questo romanzo, ha due facce. La faccia in cui viene presentato questo grande sogno americano, queste grandi opportunità che solo la metropoli ti può dare, ma allo stesso tempo nell'altra faccia ti viene presentato tutto il marciume che puoi trovare, tutto il disagio, tutte le cose negative che ogni uomo può vivere, perché fare una scalata sociale non è mai semplice. Sei ricco, nasci ricco, muori ricco. Se nasci povero, non c'è niente che puoi fare, il tuo destino rimane quello. Tra l'altro il romanzo, per come è scritto, disorienta un pochino, perché le storie ci vengono raccontate da angolature diverse, attraverso flussi di coscienza, attraverso articoli di giornale, attraverso dialoghi tra i personaggi, quindi tu sei lì che cerchi di capire, di legare tutti i fili conduttori. Secondo me le scene vogliono restituire l'effetto di una vita frenetica, di una vita in continuo movimento, e i personaggi alcune volte arrancano a stare al passo con i movimenti di questa città. Io l'ho trovato estremamente simile, per tematiche, anche per ambientazione, chiaramente perché siamo negli anni 20, al Grande Gatsby di Fitzgerald. Perché? Innanzitutto perché tutti questi personaggi vanno in America perché hanno questa idea, l'ideale del grande sogno americano, che poi viene fatto a pezzi, quindi è molto simile in questo a Gatsby. E poi una delle protagoniste, che è Ellen, mi somiglia tantissimo a Daisy Buchanan. Secondo me è proprio spiccicata. Non so se anche voi avete avuto questa impressione. Io sì, l'ho sentita fortissimo. Però nel Grande Gatsby c'è solo un eroe disilluso, che è appunto Jay Gatsby. Mentre in questo romanzo John Dos Passos racconta del sogno distrutto, dei sogni distrutti di tutti questi personaggi. C'è un'intera generazione, un'intera popolazione di gente disillusa. E poi New York non fa più da sfondo ai personaggi, ma in questo caso New York è proprio la protagonista del libro. Penso non esista descrizione più vera e più intensa dell'America degli anni 20.
Io sono scioccata, cioè è un libro meraviglioso, mi è piaciuto veramente tantissimo, sia per lo stile di scrittura veramente particolarissimo, sia per il modo in cui vengono raccontate le varie storie, cioè non è una cosa lineare e sei sempre tu lettore che ti devi districare in mezzo a tantissime cose, cioè a tantissimi stili di scrittura, attraverso tantissimi stili di narrazione, e questo lo rende veramente particolare. Secondo me è una bellissima lettura e niente, io per chi non lo ha letto ve lo consiglio da morire. Se vi piace il periodo postmoderno, se vi piace l'America degli anni 20, questo è davvero un libro bellissimo, anche se ho detto che è un libro intriso di politica e letteratura, non pesa. Cioè, a me di solito i libri politici non mi piacciono, quando c'è troppa politica nel racconto, però in questo caso non si sente, non è pesante. Almeno questa è la mia personalissima esperienza. 5 stelline piene piene per questo libro, quindi leggetelo. Fatemi sapere invece se è piaciuto per chi lo ha letto, e se avete qualcosa da dire. Noi comunque, credo, con Gaia dovremmo fare a fine ottobre la diretta su Instagram. Non sono ancora sicura, però rimanete aggiornati sul mio profilo Instagram, lì vi daremo tutti i dettagli. E niente, io ho finito qui, spero di non essere stata troppo noiosa, spero di avervi trasmesso almeno in parte l'entusiasmo e l'amore che provo per questo libro. Io vi ringrazio come sempre per essere qui presenti, per sostenermi. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di mettere like a questo video se vi è piaciuto. Io vi ringrazio sempre e comunque, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!